Esempi da seguire. Avete visto, non ci sono solo malviventi nel mondo dell'informazione. Ci sono anche giornalisti che sulla base di una valutazione totalmente autonoma. Per noi è stata una sorpresa, sinceramente. Abbiamo appreso che Panorama concludeva questa sua splendida iniziativa con la città di Salerno. Siamo veramente orgogliosi, è un modo per valorizzare ancora di più il lavoro che abbiamo fatto, è una conferma ulteriore del dinamismo della nostra città ed è un'iniziativa che io apprezzo moltissimo perché in un paese nel quale tante realtà vive del territorio sono completamente cancellate, avere una grande testata nazionale che getta luce su tante esperienze del nostro paese è una cosa che veramente mi ridà speranza sulla possibilità di avere un paese civile. Le piace la foto che hanno scelto per la copertina? C'è tutta Salerno, ma manca proprio il fronte del mare. Ma come mancava il fronte del mare? C'è tutto quanto il fronte del mare. Manca Piazza della Libertà, il Crescent, non si vede nulla dalla foto che hanno scelto per rappresentare Salerno in copertina. È una conferma che non sono venuti su commissione a Salerno, ma sono venuti a fare una foto normale del panorama di Salerno e del mare. Una foto splendida che non si riferisce al lavoro dell'amministrazione, ma magari pensa più ad Alfonso Gatto e a quello che diceva Alfonso Gatto sulla luminosità di Salerno, su Salerno rima d'eterno e su quella luminosità che aveva colto il grande Massimo Vignelli quando ha elaborato il nostro simbolo turistico. No, bella, splendida immagine, è veramente una grande e bella occasione per noi per, come dire, lanciare e consolidare l'immagine di Salerno nel nostro paese ed è un incoraggiamento, sinceramente, per il lavoro che stiamo facendo da anni. Al sindaco, nella immagine che è stata scelta di Salerno manca il fronte del mare dove c'è il Crescent e Piazza della Libertà che il sindaco De Luca ha fatto il suo cavallo di battaglia per diversi anni, sono però al centro di diverse inchieste giudiziarie, volevo sapere solo se era una casualità, una scelta oppure se il confronto non andrà anche a focalizzare quello che è stato poi l'investimento che la città ha fatto sulla sua trasformazione urbanistica. Allora, sono due domande in una. La scelta della foto. Noi in moltissime città abbiamo scelto un elemento che fosse simbolico. A Catania abbiamo scelto la piazza dove c'è l'obelisco con l'elefante. Ah, quando siamo andati a Reggio Calabria abbiamo scelto il lungomare dove c'è il chilometro di D'Annunziana Memoria. Su Salerno non c'è un luogo simbolo di questa città, o quantomeno ci è sembrato che Salerno l'avremmo celebrata meglio se ne avessimo colto la totalità. La totalità significa mettere il mare insieme a una città che ha saputo rispettare l'ambiente in cui si trovava. Poi ovviamente, e passo alla seconda parte, sapevamo del Crescent, di tutto quello che si porta dietro. È qualcosa di cui ovviamente parleremo, e ne parleremo durante i nostri 4 giorni di permanenza a Salerno, ma è un, consentimi, decuius. Noi ci interessava e ci interessa che tutta l'Italia, che è i 4 milioni e mezzo di utenti unici del sito, che è i 2 milioni e passa di lettori di Panorama, cogliessero la bellezza di Salerno nella sua totalità. Poi andremo a fare i singoli carotaggi. Intanto volevamo presentare la città nella sua, secondo noi, prospettiva migliore.